Ciao, benvenuto in questo nuovo video. Oggi andiamo a vedere come poter realizzare delle tavole informative che vanno a racchiudere tutti gli interventi realizzati sul fabbricato, ad esempio partendo dalla concessione edilizia originaria o il permesso di costruire, magari delle scie in variante, perché possono risultare utili e magari servono per l'ente comunale per diversi lavori. Questo è il nostro, diciamo, progetto base, dove se noi andiamo sul tab Gestisci, quindi andiamo su Parametri di progetto, andiamo a fare Aggiungi, possiamo sia creare un parametro di progetto da zero, ad esempio lo chiamiamo fase di rilevamento, di rilievo, è un tipo di testo e di conseguenza andiamo a selezionare le categorie di appartenenza. Sicuramente saranno per esempio i muri, possiamo aggiungere anche i pavimenti, i pilastri, le porte e così via, cioè tutti quegli elementi che hanno una storia del fabbricato. Oppure, come ho fatto io, se abbiamo dei parametri condivisi, se non ce l'abbiamo li possiamo creare, andiamo a crearci un filtro delle fasi di rilevamento e una volta che quindi facciamo aggiungi i parametri di progetto, andiamo a creare un parametro condiviso di quello che abbiamo creato, quindi il filtro delle fasi di rilevate. E anche qui dobbiamo scegliere il tipo di categorie. Ora noi concentriamoci soltanto sui muri perché possiamo scegliere muri, pilastri e quant'altro, però ci concentriamo solo sui muri. Quindi diamo l'ok. Selezioniamo in questo caso tutte le nostre murature e abbiamo le fasi rilevamento. Possiamo inserire ad esempio come idea concessione edilizia 1980 per avere un dato. Possiamo fare questo anche per il piano superiore. Abbiamo due piani perché poi vediamo a cosa ci servono. E se noi torniamo su piano terra, ad esempio, possiamo andare a creare similmente questo muro in questa posizione e quest'altro secondo muro e a questi due muri, selezionandoli col tasto CTRL, andare a inserire un fase di rilevamento, magari concessione edilizia in variante, in questo caso del 1984, giusto per inserire una data. In più possiamo inserire un altro ampliamento. Ora qui non ho unito i muri perché vediamo il motivo. Ad esempio come scia in sanatoria dell'anno 2010. Non ho inserito i muri perché se io vado a congiungere questi muri si uniscono e quindi devo andare a selezionare lo strumento di giunto dei muri, seleziono il muro che mi serve e faccio impedisci giunti, in modo tale che quando lo vado a collegare non si vanno ad unire, altrimenti perde la proprietà che io vado a dare come fase di rilevamento. Mi sposto sul piano superiore e creo lo stesso magari aggetto sempre con la scia in sanatoria facendo gli stessi passaggi, quindi fase rilevamento scia in sanatoria del 2010, vado a sistemare la modifica dei giunti in modo che vada a impedire il giunto di questo muro e lo vado poi a collegare alla restante muratura. Ora dobbiamo andare a inserire quelle che sono le visibilità grafiche, quindi W sulla tastiera, filtri, aggiungi, andiamo a fare modifica, nuovo filtro, perché dobbiamo dare delle colorazioni. Cancelliamo magari questo di base che non ci serve e creiamo un nuovo filtro. Lo chiamiamo concessione edilizia 1980 perché ogni filtro deve essere il nostro filtro di rilevamento. Anche qua inseriamo muri, se abbiamo pilastri, pavimenti, porte, eccetera, lo dobbiamo inserire ovviamente qui. E dobbiamo dire che questa categoria sia uguale alla fase di rilevamento che è uguale alla, in questo caso, concessione edilizia del 1980. Dobbiamo fare questo per tutte le fasi di rilevamento che abbiamo, quindi andiamo a duplicare il nostro concessione edilizia 1980 come filtro già realizzato. Lo duplichiamo in modo tale che abbiamo già i dati preimpostati, cambiamo soltanto che invece di concessione edilizia 1980 è la variante 1984 e di conseguenza rinominiamo la fase del filtro. Facciamo la stessa procedura per quanto riguarda poi la scia in sanatoria. Sono tutte categorie, in questo caso soltanto muri per la semplicità del video, come detto, ma poi per ogni elemento che dovete realizzare dovrebbe essere spuntata in base a ciò appunto che vi serve. Quindi le carichiamo nei nostri filtri, le selezioniamo tutte e tre, andiamo su motivi di taglio, andiamo sostituisci e creiamo un riempimento solido. In questo modo, selezionandoli tutte e tre, a tutte e tre viene dato questo riempimento solido. Poi ne selezioniamo una alla volta e ne andiamo a cambiare colore. Ad esempio, inserisco questo blu per la concessione edilizia originaria. Poi vado ad inserire questo color verde per la concessione edilizia in variante. Per la scia in sanatoria vado ad inserire questo color mattone. Faccio lo stesso per quanto riguarda anche le linee della categoria taglio, sempre con lo stesso colore, quindi blu, verde e mattone.
per poi dare applica e ok, vediamo subito che questo viene sistemato in modo corretto nella vista, che poi possiamo inserire una leggenda, mettere in tavola, eccetera. Ora diciamo che questo muro che ho evidenziato non è stato rilevato effettivamente, quindi c'è una difformità. Allora vado nella gestione delle fasi, vado ad unire, a combinare con la precedente lo stato di progetto della quale ho disegnato e vado a inserire dopo invece una nuova fase come stato rilevato. Quindi la chiamo stato di fatto e stato rilevato. Do ok. Seleziono questo muro che deve essere realizzato in stato di fatto, però diciamo eliminato nello stato di rilevato. In questo caso, se io vado nella mia tavola e vado a vedere lo stato della fase rilevato, vedo che effettivamente questo muro mi viene come cancellato. Quindi una sorta di escamotage per dire ok, nella concessione edilizia originaria ci stava questo muro, ma rilevato non esiste. Ora noi dobbiamo portare questi filtri nel tutte le tavole che ci servono, ma cosa succede? Se non andiamo a caricare, perdiamo ogni dettaglio di colore e di informazioni e quindi dovremmo farlo singolarmente per ogni elaborato, per sezioni, 3D, piano terra, piano primo, e ovviamente è un discorso molto deleterio, molto lungo da procedere. E in questo caso ci viene in aiuto PyRevit, che è una plugin completamente gratuito per Revit che ti consiglio assolutamente di scaricare, infatti ti lascio anche in descrizione qui in alto. L'utilizzo che ne abbiamo fatto per andare a realizzare il nostro tratteggio personalizzato in modo semplicissimo utilizzando questa plugin, e vedrai anche come poterlo scaricare ed installare. E in questo caso ci viene in aiuto perché questo plugin consente di andare a copiare ed incollare gli stati delle viste. Quindi ci spostiamo nel piano terra, andiamo su Copy State, cos'è che dobbiamo effettivamente copiare? I filtri, quindi Filters Override, selezioniamo tutti i filtri che vogliamo in questa tavola, facciamo Seleziona, andiamo sul nostro piano superiore, un'altra tavola, andiamo ad incollare i filtri, sempre Filters Override, sulla vista attiva. O l'ho selezionato, oppure possiamo selezionare un elenco di viste, e così abbiamo in automatico, immediatamente, tutti i filtri rispetto in questo caso ai titoli edilizi per ogni vista che vogliamo. Cosa vuol dire questo? Che se io vado nella mia sezione, ovviamente siamo punto a capo, nel senso non ho nessun filtro da inserire automaticamente. Quindi vado su Paste State, quindi incolla stato, i filtri che abbiamo copiato in precedenza. E questo poi può essere applicato anche nella vista 3D. Ovviamente nella vista 3D ci sta un attimo di accorgimento da fare, perché se ora faccio incolla i filtri non succede nulla, perché questo non stiamo in una vista sezionata. Quindi dobbiamo andare a modificare il filtro in modo tale che questi colori che abbiamo nel taglio, quindi blu, verde, color mattone, li dobbiamo inserire anche nelle proiezioni superficie come sottolinee magari, perché se lo mettiamo sotto i motivi diventa un colore solido che ci fa perdere la complessità della vista 3D, quindi noi andiamo a creare soltanto delle linee colorate come blu, mattone e verde, in modo tale che quando diamo l'ok vediamo le linee di contorno del 3D che sono effettivamente colorate e ci fanno rendere conto degli aggiornamenti che sono stati effettuati sull'immobile. Bene, spero che questo video ti sia piaciuto. Come al solito ti invito ad iscriverti al canale se non sei già iscritto, perché ogni volta che andrò a pubblicare un video rimarrai comunque aggiornato, e soprattutto di attivare la campanella e di lasciare eventualmente un like e condividere con i tuoi colleghi. Noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!